Salve a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in un nuovo video. Oggi andiamo a presentarvi tutti gli easter egg del secondo capitolo di The Book of Boba Fett, la serie TV in live action che sta uscendo di settimana in settimana su Disney+. Ambientata nel periodo storico, diciamo, di The Mandalorian, The Book of Boba Fett vede l'ex ormai cacciatore di taglie prendere possesso del potere, diciamo, criminale su Tatooine e su Mos Espa, e lo vediamo appunto cercare di mantenere questo potere, ma anche lo vediamo esplorare tantissimi flashback, soprattutto per il momento, del periodo di vita che Boba Fett ha passato insieme ai Tusken. Questo secondo episodio personalmente mi ha convinto moltissimo, molto di più del primo episodio, sia come scrittura che come regia, messa in scena, insomma, mi ha davvero messo hype, e quindi sono qui oggi a raccontarvi un po' tutti i dettagli, i collegamenti che abbiamo trovato, soprattutto ovviamente per quanto riguarda il lato cartaceo della Forza. Prima di iniziare però ovviamente un grandissimo ringraziamento a tutti gli iscritti al canale, ma soprattutto ai nostri abbonati, i nostri veri Jedi, che hanno deciso di supportare il canale YouTube anche economicamente. E ovviamente un grazie a tutti coloro che si iscriveranno al nostro canale, che metteranno un mi piace a questo video o lasceranno semplicemente un commento con le loro impressioni sulla puntata, sull'episodio appunto. A me è piaciuto molto, vorrei davvero sentire che cosa ne pensate anche voi. La puntata inizia essenzialmente dove avevamo lasciato lo scorso episodio, o almeno la narrazione nel tempo presente. Fennec Shand sta portando verso il palazzo di Jabba uno dei sicari che alla fine dell'episodio precedente era riuscita a catturare, appunto con l'idea di interrogarlo e di scoprire di più sui mandanti. Nella sala del trono, il nuovo daimyo Boba Fett, insieme alle due guardie gamorreane che ormai abbiamo imparato a conoscere, e al droide fonditore 8D8, interroga il prigioniero, che viene svelato essere un assassino dell'Ordine del Vento Notturno. Assassino quindi che non rivelerebbe mai il suo mandante, anche a costo della sua stessa vita. Quando però Fennec Shand lo spedisce nella fossa del Rancor, l'assassino, il sicario, non riesce più a frenare la sua paura. L'idea di essere divorato e quindi lo mette davvero in soggezione e rivela di essere stato inviato dal sindaco Mockshides. Tuttavia, ovviamente, non c'è alcuna traccia di Rancor all'interno del palazzo di Jabba, dal momento che Patesa, il Rancor posseduto da Jabba the Hutt, è stato ucciso, come vediamo in episodio 6 Il Ritorno dello Jedi, dallo stesso Luke Skywalker utilizzando la saracinesca della gabbia. L'altro Rancor che, diciamo, conosciamo e che sappiamo essere un Rancor appartenuto a Jabba the Hutt, cioè Mucci, visto in The Bad Batch, invece non sappiamo ancora che fine abbia fatto. Sicuramente, appunto, non è al palazzo di Tatooine. Boba Fett, Fennec e i Gamorreani si dirigono quindi a Mos Espa a visitare il sindaco nel suo palazzo. Sulla strada ovviamente vediamo i soliti trandosciani, un droide energetico EGL. Arrivati al municipio, Boba Fett, Fennec e i Gamorreani non si fanno intimidire e non si fanno fermare né dal receptionist né dal maggiordomo, ma vanno dritti alla sala del sindaco, dove appunto incontrano Mockshides, questo maestoso itoriano che appunto parla attraverso un sintetizzatore vocale, dal momento che gli itoriani non riescono fisicamente a parlare il basic galattico e hanno infatti delle aperture laterali, e poi un sintetizzatore vocale che traduce in basic per lui. E Mockshides si limita a uccidere l'assassino del vento notturno perché questo non potrebbe operare più su Tatooine, dal momento che Tatooine non si trova più nello spazio Hutt. Quindi tratta Boba Fett come se fosse un normale cacciatore di taglie, pagandolo normalmente come se avesse appunto consegnato una taglia, e lo invita poi a recarsi al rifugio della Twi'lek Garza Fwip, dove capirà perché gestire una famiglia è molto più complicato che cacciare taglie. Al rifugio troviamo un po' tutti gli avventori, i musicisti, i baristi, i croupier che avevamo già potuto osservare durante il primo episodio di The Book of Boba Fett. Si va quindi dall'ortolano, dalla pelle blu,
tastierista, probabilmente Max Rebo. Al Beat, probabilmente un membro dei Friggin' Dan e i Modal Nudes, ai droidi astromeccanici della serie R4, R5 e i piloti anche della serie RX. Garza Whip è estremamente agitata, nota Boba Fett, perché sono arrivati da Nal Hatta i gemelli, ovvero i cugini di Jabba the Hutt, che sono venuti a reclamare il territorio dello stesso Jabba. Gli Hutt compaiono sulle strade di Mos Espa trasportati da un'enorme lettiga e da ovviamente quelli che possono essere schiavi o servitori davvero affaticati. Entrambi i personaggi sono probabilmente dei personaggi nuovi, mai visti prima. Non sappiamo neanche i loro nomi, tuttavia possiamo cercare di tracciare un po' l'albero genealogico di Jabba the Sleekturie, cioè Jabba the Hutt. Gli unici cugini a noi noti di Jabba sono infatti l'intrattenitore radiofonico Hero, che è comparso nel romanzo Galaxy's Edge Black Spire di Delilah Dawson, ed è Hero, il figlio di Zero the Hutt, invece Hutt che abbiamo conosciuto in The Clone Wars. C'è poi una cugina che si chiama Cracca the Hutt, che invece abbiamo conosciuto in Star Wars Adventures Return to Vader's Castle. Da un lato sembrerebbe che Hero non possa essere particolarmente interessato al trono del cugino, tuttavia invece non si può dire lo stesso di Cracca, il cui aspetto tra l'altro ricorda almeno vagamente la gemella mostrata in questo episodio, anche se mancano alcuni dettagli. Davanti agli Hutt Boba Fett rigetta qualsiasi loro pretesa, ma in tutta risposta gli Hutt mostrano, diciamo, quello che sembra proprio essere il loro campione e che immagino si scontrerà prima o poi nel corso della serie con lo stesso Boba Fett. Si tratta di una vecchia conoscenza per noi lettori dei fumetti di Star Wars, è infatti il Wookiee gladiatore e cacciatore di taglie Black Ksantan. Boba Fett e Santi, come solitamente la dottoressa Afra ama chiamare il Wookiee, hanno già collaborato in passato, in particolare nel primo arco narrativo della serie Darth Vader 2015, intitolato Vader. E hanno anche già avuto modo di interagire proprio durante il periodo in cui Black Ksantan ha lavorato insieme alla dottoressa Afra, nella serie regolare dedicata all'archeologa criminale uscita a partire dal 2016. La realizzazione live action di Black Ksantan è, a mio parere, incredibile, davvero ben riuscita, il costume è meraviglioso, molto 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 fedele al suo aspetto dei fumetti per quanto riguarda gli spallacci e la protezione a livello del petto. Forse l'unica cosa è la cicatrice sull'occhio sinistro, che non è proprio perfettamente evidente, ma si vede che l'occhio sinistro è leggermente più chiuso di quello destro, quindi molto molto ben realizzato e, lasciatemelo dire, per noi lettori di fumetti, libri eccetera eccetera, quando un personaggio viene preso da un'opera cartacea e viene portato in live action, beh, è una soddisfazione davvero unica e che chi non ha letto i libri e i fumetti non riesce perfettamente a capire. Quindi lasciatemi spendere qualche parola in più, perché davvero è stato un momento di grandissima soddisfazione e di grandissima goduria. Sta di fatto che, nonostante la bellissima realizzazione del costume, Boba Fett non è minimamente impressionato dalla presenza di Black Ksantan e cita un po' enigmaticamente i pozzi mortali di Dur, che sono probabilmente delle arene gladiatorie. Boba Fett sembra intenzionato a risolvere tutto ciò finendo per uccidere questi gemelli Hutt, anche se ammette di dover forse chiedere il permesso. Che si sia quindi riformato il consiglio Hutt, che si scioglie alla fine del crossover a fumetti War of the Bounty Hunters, beh, questo è tutto da vedere, speriamo di scoprire di più nelle prossime puntate. A questo punto inizia la lunga parte di flashback di questo episodio, che durava ben 52 minuti. In questi flashback vediamo che Boba Fett sta venendo addestrato all'utilizzo del bastone Gaffi dagli stessi Tusken, e che questi Tusken sono disturbati dal frequente passaggio di un treno a repulsione in cui dei soldati del sindacato Pike sparano poi ai vari Tusken, che in realtà non stanno facendo niente, non stanno cercando di attaccare, ma vengono comunque presi di mira appunto dai Pike. Boba Fett decide quindi di impegnarsi per fermare questo treno e far sì che i Tusken non vengano più abbattuti da questi cecchini Pike.
Ci sono infatti diversi morti tra i Tusken, come vediamo la sera quando viene eretta una pira funeraria. C'è una brevissima inquadratura in cui Boba Fett porta un corpo Tusken alla pira e questo sembra ricalcare molto la scena in cui Anakin Skywalker torna con il corpo di sua madre Shmi dopo averla salvata appunto dagli stessi predoni Tusken. Con il favore delle tenebre, quindi, il cacciatore di taglie decide di avviarsi verso la stazione Tosche, stazione che è possibile riconoscerla perché è identica a quella vista nelle scene tagliate di Episodio 4, Una Nuova Speranza, la famosa stazione Tosche dove Luke avrebbe voluto recarsi dopo aver finito il suo lavoro per suo zio Owen. Lì troviamo due personaggi noti, si tratta infatti di Kami e Fixer, due amici di Luke Skywalker quando Luke abitava a Tatooine insieme ad esempio anche a Biggs Darklighter. Kami è identica all'attrice che la interpretava negli anni 70 in Una Nuova Speranza, Fixer secondo me un po' di meno, ma sono ovviamente loro. Tra l'altro Kami non è la prima volta che ritorna nel canone, perché nel romanzo adattamento di Episodio 8 Luke la cita come se avesse insomma un sogno e ripensa un po' a questa bella ragazza del suo pianeta natale. Kami e Fixer vengono disturbati, diciamo usando un eufemismo, da una banda di predoni Nikto, gli stessi che avevano imposto e richiesto la tassa dell'acqua nei flashback visti nel primo episodio della serie, finché non arriva Boba Fett che senza diciamo mandarli a dire attacca, sconfigge e pesta in maniera estremamente violenta questa banda di Nikto per poi rubare loro gli speeder. Faccio notare che comunque per rubare gli speeder non aveva nessuna necessità di picchiare questi Nikto, quindi aveva palesemente soltanto voglia di menare un po' le mani. Questi speeder bike Boba Fett le prende e le riporta ai Tusken, che inizialmente pensano di smontarle per ricavare dei pezzi, ma che in realtà Boba Fett spiega serviranno per fermare il treno. Inizia quindi una lunga sequenza in cui Boba Fett insegna ai predoni Tusken a cavalcare come se fossero dei banta, o comunque ad andare su queste speeder bike e anche a saltare da una all'altra, insomma a sapersi muovere in maniera abbastanza sicura da riuscire ad assaltare questo treno. Nel più classico, diciamo, degli assalti alla diligenza, Boba Fett e Tusken riescono a sconfiggere i soldati del sindacato Pike, riescono a fermare il treno e appunto festeggiare e depredare il treno un po' come se fosse un Drago Crate, più o meno in maniera molto simile a come abbiamo visto i Tusken depredare i resti del Drago Crate nel capitolo 9 di The Mandalorian. Boba Fett individua nel treno anche un grosso carico di spezia Sasanna, quella estratta dalle miniere di Kessel visti in Solo a Star Wars Story, e chiede quindi chi sia il capo di questi Pike per poter dettare le nuove condizioni. Sì, perché i predoni Tusken non sono predoni, sono una popolazione civilizzata che sta reclamando i suoi diritti ancestrali sul mare delle dune e che quindi vorrà instaurare un pedaggio per poter passare. Stesso pedaggio che poi, qualche anno dopo, appunto in The Mandalorian, Toro Calican si troverà a dover pagare per attraversare questa regione. Dettate quindi le loro nuove condizioni e spediti questi Pike di nuovo verso Anchored, i Tusken tornano al loro accampamento insieme a Boba Fett. Una volta tornati all'accampamento, Boba Fett viene portato dal capo tribù nella tenda principale, dove viene essenzialmente avviato quello che è un vero e proprio rito di iniziazione per i Tusken, dopo che il capo tribù ha raccontato del passato di Tatooine, di come Tatooine avesse degli oceani e questi oceani una volta prosciugati hanno costretto i Tusken a nascondersi, a volte a darsi agli assassini, agli omicidi, ma non questa tribù, che invece si è sempre nascosta. A Boba Fett viene regalata una lucertola allucinogena che si inserisce nel cervello di Boba Fett attraverso il naso, attraverso la narice, e lo porta essenzialmente a vagare per il mare delle dune in una situazione onirica in cui però Boba Fett riesce ad avere un sacco di flashback del suo passato, su Kamino in particolare. Ci sono delle scene molto belle e credo anche delle scene nuove ambientate proprio su Kamino, in cui si vede il giovane Boba Fett interpretato da Daniel Logan osservare lo Slave One, la nave
di suo padre Jango Fett partire attraverso le tempeste e gli oceani del pianeta dei clonatori. In questa esperienza extrasensoriale Boba Fett riesce a ottenere un ramo di un albero che porta la mattina successiva all'accampamento e sarà questo il ramo da cui dovrà realizzare il suo bastone Gaffi, non prima però di essere vestito come si vestirebbero i Tusken, e quindi abbiamo un momento di vestizione rituale molto molto suggestiva al termine della quale Boba Fett realizza appunto il suo bastone, lo indurisce in una fornace, aggiunge le parti di metallo e la puntata poi si termina con una bellissima danza rituale attorno a un fuoco in cui tutta la tribù dei Tusken, compreso Boba Fett, che forse ormai è morto e quindi lunga vita a Boba Fett, al nuovo Boba Fett, prende parte. Bene, siamo giunti al termine di questo video, di questa analisi e anche di questo momento, diciamo, relativo agli easter egg del secondo episodio, il secondo capitolo di The Book of Boba Fett. Vi ricordo che se invece volete avere più le nostre opinioni, la nostra analisi, senza scendere così in dettaglio degli easter egg, potete recuperare il secondo episodio della seconda stagione di Sundari Nights Live, la nostra serie di dirette che si sta occupando appunto di commentare tutti i capitoli di The Book of Boba Fett. Il secondo episodio è uscito venerdì scorso, è andato in diretta venerdì scorso qui sul nostro canale YouTube, lo trovate tranquillamente da recuperare sia qui su YouTube che anche come podcast se preferite. Io vi ringrazio moltissimo quindi dell'attenzione e come sempre vi auguro delle buone letture. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre dedicato agli easter egg di The Book of Boba Fett, e che il lato cretaceo della forza sia con voi. Ciao!